Salve a tutti, io sono Ali Master e oggi vi parlerò del Fiat 2000, il primo carro armato italiano nella storia. E oggi vi dirò alcune cose che ho preso da questo libro, I carri armati italiani dal 1919 al 1945. Questo libro è stato molto utile e interessante perché ho trovato molte informazioni. Il Fiat 2000 è stato costruito dal 1918 al 1919 in due esemplari. E questo carro era molto grande e aveva una torretta con un cannone da 65 mm. E aveva 7 mitragliatrici. Purtroppo questo carro aveva dei grossi problemi, infatti pesava 40 tonnellate e aveva dei cingoli stretti, infatti nei territori impervi e fangosi affondava e aveva pochi cavalli. E per questo motivo ne furono costruiti soltanto due esemplari nella prima guerra mondiale l'Italia aveva due Fiat 2000, sette FT francesi e uno Schneider. Negli anni 20 la Fiat produsse un nuovo carro, il Fiat 3000. Ragazzi, per oggi è tutto, vi saluto e ciao da Valimaster.